Buongiorno a voi. Sì, sicuramente averla giocata da titolare fa tutto un altro effetto. E era importante soprattutto per prendere un po' più di consapevolezza in trasferta, di poter fare il risultato e non solo la prestazione, come visto magari a Verona, che non siamo riusciti a portare a casa neanche un punto, mentre quella proprio la trasferta di Livorno è stata sicuramente il massimo dal punto di vista di prestazione, più che altro nel primo tempo e di risultato. Poi nel secondo tempo però abbiamo dato dimostrazione di solidità, visto che siamo riusciti a mantenere il risultato. No, è una soddisfazione sicuramente. Sì, loro hanno magari dimostrato qualche difficoltà, però le loro difficoltà non nascondono la nostra bella prestazione perché abbiamo espresso un ottimo gioco. Magari abbiamo avuto qualche minuto di blackout quando abbiamo subito il gol, però poi ci siamo ripresi subito e siamo riusciti anche a fare il terzo gol. Diciamo a chiudere un po' la partita, poi. Ciao. L'esordio è andato bene quest'anno, in prima squadra un paio di anni fa andava altrettanto bene, ho vinto la Salernitana, se non ricordo male, per quello che riguarda la prima squadra. È un po' una sensazione che quando Luca Vignali esordisce nel campionato, insomma, va sempre bene. Spero di portare questa fortuna anche nelle altre partite. Però dai, era un esordio diverso sicuramente, cioè, quello era proprio la prima partita in assoluto, questa è la prima da titolare in questa stagione, ma penso ormai di non subire più quell'emozione che avevo in passato, ora aspetta solo a me farmi trovare pronto quando mi chiama il mister. E mi ricollego proprio a questa cosa che hai detto, visto che insomma il gruppo è ripartito con un allenatore nuovo quest'anno, con alcuni nuovi innesti, lo stesso mister ha detto che c'è ancora bisogno di crescere, comunque di migliorare. Come la stai vedendo la squadra dopo sette comunque partite che sono state disputate? Lo vedi cresciuto questo gruppo? Lo vedi abile a mantenere la terza posizione in classifica? Vedo sicuramente un gruppo molto unito. Nonostante siano tanti giocatori nuovi, abbiamo trovato la giusta coesione già da subito. E poi sì, sicuramente abbiamo ampi margini di miglioramento perché abbiamo ancora tanti meccanismi da sistemare, da imparare al meglio e abbiamo ancora c'è tanto da dimostrare sul piano del gioco, perché sicuramente il primo tempo è stato ottimo, ma dobbiamo comunque cercare di applicarlo anche nel secondo tempo e di fare nostro il possesso palla. Volevo chiederti, oggi è una giornata speciale per lo Spezia, 112 anni di storia. Tu che sei di Spezia, così come Maggiore, per esempio, diciamo che è un po' un giorno speciale anche per te, un orgoglio comunque far parte di questo club. Sicuramente, come dico tutti gli anni che inizio una stagione in questa squadra, è un orgoglio. Oggi voglio fare gli auguri allo Spezia per questi 112 anni. Sicuramente nei 6 mesi in prestito ho preso più consapevolezza di me stesso, nonostante il fatto che io abbia giocato più o meno, comunque andare fuori a giocare
ti dà qualcosa in più, ti fa abituare a un altro clima e ti mette qualcosa di più addosso, ti mette un po' come posso dire una corazza addosso. E sono tornato sicuramente più consapevole e con più voglia di fare e di dimostrare che posso rimanere in questa squadra. Sarà sicuramente una partita molto difficile. Loro sono una squadra, un'ottima squadra e hanno dimostrato di essere anche in forma, quindi sarà difficile, ma devono pur sempre venire a giocare contro di noi a Spezia e noi siamo preparati e pronti a dimostrare chi siamo. No, sicuramente è un'arma in più, perché comunque quando c'è un'assenza possiamo ricoprire tanti ruoli. E quest'anno sono stato improntato come terzino, poi il mister mi ha utilizzato anche esterno alto, un po' un ritorno al passato quando ero più piccolo, quando facevo gol nelle giovanili. Però no, devo dire che io mi trovo a mio agio sicuramente sulla fascia destra e ora sto perfezionando i movimenti da terzino, penso che ormai questo sia il mio ruolo, ma nessuno mi vieta di poi a partita in corso di entrare e di fare altri ruoli. Sicuramente si vede l'impronta del mister perché scendiamo sempre in campo cercando di imporre il nostro gioco e di mantenere il possesso palla, che è quello che ci chiede il mister. E dobbiamo sicuramente imparare a metterlo in pratica anche per addormentare la partita e non solo per andare all'attacco. Comunque però non abbiamo disprezzato la fase difensiva, abbiamo dimostrato che sappiamo anche difenderci e soffrire. Ma quando arrivano i modi a voce di esempio usano un po' per dire quando è che si mangia la pizza, ma ci chiedono qua. Ci chiedono qua. Ci chiedono qualcosa, ma poi bene o male i posti sono i soliti, chi è qua da qualche anno li conosce, quindi poi non so se il cibo spezzino è apprezzato da tutti, lo apprezziamo noi, ma quindi la prova insomma no poi. Si fa fatica a stargli dietro, te lo posso assicurare. Bidawi, Okereke, Ghiasi, diciamo, hanno un'altra marcia quando partono. Anche Pierini, no, non è africano, ma... Fatto gestita molto bene, a loro
Sì, i primi due gol sono state due bellissime azioni corali, il terzo è stato un contropiede gestito molto bene e sì, devo dire che loro possono essere un'arma in più, soprattutto perché adesso hanno preso consapevolezza della loro forza fisica, della loro velocità e sanno che nel momento di difficoltà possiamo mettere una palla sopra, un lancio e loro possono andare direttamente in porta a fare gol. I tifosi sicuramente ci danno qualcosa in più, si è visto anche a Livorno con la curva piena, noi li abbiamo ripagati col risultato, con la prestazione, spero che a Pescara si possa riempire lo stadio e possano essere tutti pronti a sostenerci per fare una grande prestazione. Ma è sicuramente una soddisfazione, è quello che volevamo tutti, lo volevo io, lo voleva la società e io sono orgoglioso di vestire questa maglia e sono orgoglioso di aver rinnovato per tanti anni, di essere qua a lungo. Ti posso dire che sotto il piano delle prestazioni e del risultato magari non ci fa proprio molto comodo questa pausa, però dobbiamo guardare anche all'infermeria, dobbiamo guardare ai nostri compagni infortunati che sicuramente quando rientreranno dopo la pausa potranno darci una grande mano. E abbiamo visto a Livorno, eravamo magari un po' in emergenza, in attacco, e ci fa comodo questa pausa. Grazie a voi.